Meghan Markle e il principe Harry sono stati avvertiti che potrebbero essere schiaffeggiati con un enorme conto a 6 cifre da un commentatore reale che ha accusato la coppia di giocare con il fuoco. Il 39enne duca di Sussex è stato coinvolto in una controversia legale con il Ministero dell'Interno sulla decisione di non fornirgli più sicurezza mentre si trova nel Regno Unito. All'inizio di questa settimana, Harry ha vinto la sua offerta per presentare una sfida all'Alta Corte contro il Ministero dell'Interno. Ma parlando della controversia, la commentatrice reale Daniela Elser ha dichiarato, The Sun ha riferito che il governo del Regno Unito ha speso $156.000 per il caso da settembre dello scorso anno a maggio 2020. Se i costi di Harry sono simili, ciò significherebbe che ha anche speso bene nelle 6 cifre per discutere il caso sui suoi accordi di sicurezza che riguardano solo una manciata di giorni all'anno che ha trascorso, in media, nel Regno Unito da quando ha smesso. Quel conto potrebbe aumentare solo se alla fine perde la causa, con il Ministero dell'Interno che in precedenza aveva affermato che cercherà di recuperare i costi in caso di vittoria. Ha anche detto che i 2 progetti imminenti delle coppie, il libro di memorie di Harry e la loro serie di docu a casa segnalata, potrebbero avere un costo. La Elser ha spiegato, se uno o entrambi questi progetti si concentrano su poco più che i Sussex che lanciano una nuova raffica di lamentele sul loro trattamento da parte della famiglia reale, intervallati da alcune scenette di loro che si prendono cura di loro, allora potrebbero giocare con fuoco.